Ciao ragazzi, eccomi tornata in un nuovo video, un video diverso dal solito, o meglio, un video che non registro da tanto tempo, perché normalmente sul mio canale vedete video vlog principalmente, video di pulizie. Invece oggi ho deciso di sedermi qui bella comoda e farvi vedere le cose che ho preso proprio ieri. Ho fatto un po' di shopping, di abbigliamento. In realtà non ci sono tantissime cose, quindi penso sarà anche un video abbastanza veloce. Però ci tenevo a farvi vedere le cosine che ho trovato, anche perché su Instagram mi avete detto già da farci vedere quello che ti sei presa. E quindi ho pensato di registrare il video. Se sentite un po' di rumore perché stanno tagliando l'erba, comunque a parte questo, parto da Stradivarius. Ultimamente devo dire che è un negozio che mi piace molto. Da quando l'anno scorso ho fatto un ordine online durante durante la zona rossa, quindi quando eravamo tutti chiusi non ci si poteva muovere di casa, ho fatto un ordine sul sito di Stradivarius e ho trovato diverse cose carine senza neanche provarle. Mi sono piaciute dal sito, poi una volta arrivate a casa mi piacevano come stavano indossate, la qualità, il prezzo, mi sono trovata davvero bene e quindi ho iniziato ad andare da Stradivarius. Vi dico che prima io non andavo quasi mai se non per due o tre cosine, ma in realtà il mio vero shopping di abbigliamento veniva da Zara. Ho cambiato totalmente, infatti da Zara non ho neanche messo piede perché mi è bastato quello che ho preso da Stradivarius. Partiamo da un paio di pantaloni della tuta. Ne ho diversi, perché ne ho diversi effettivamente, però tipo anche adesso, faccio vedere. Anche adesso vedete, pantalone della tuta perché sono comoda, mi piace stare comoda in casa. Anche questo tra l'altro preso da Stradivarius appunto durante la zona rossa, uno dei capi che avevo ordinato, mi è piaciuto tantissimo, li utilizzo un sacco e li avevo presi grigi. Li ho rivisti, secondo me non sono proprio uguali, anche se sono molto molto simili. Così c'erano neri che avevo scartato subito, grigi perché no, perché ce li ho già, poi ho tante cose grigie, color cammello che mi piacevano tanto ma non c'era la mia taglia, o meglio c'erano dalla M LXL. Io in questo caso, in questi rosa, ho preso la XS, però vi dico, ho preso la M per mia sorella perché poi lei ama le cose anche un pochettino più larghette per stare in casa, e in realtà poi ho provato anche la M perché questi non li ho provati, a differenza di tutte le altre cose questi li ho visti quando sono arrivata in cassa, quindi li ho guardati così e li ho presi senza provarli. Vi dico che in realtà sia la XS che la M mi vanno. La M resta più morbida, ma in realtà non è un morbido della serie taglia sbagliata, no, anzi in realtà stanno benissimo indossati anche quelli. Queste invece restano un pochettino più aderenti, infatti la prossima volta se trovo la M prendo la M senza problemi, perché di quel colore le taglie piccole non c'erano, c'era soltanto in rosa. Comunque ho preso questi, sono ovviamente semplicissimi pantaloni della tuta, ma magari ve li faccio vedere anche indossati, elastico e anche l'elastico alle caviglie, cosa che a me piace molto, poi io di solito gli faccio il risvoltino e mi piacciono, sono comodi anche per uscire a fare la spesa. Devo dire che li utilizzo parecchio. C'era anche il completo, quindi la felpa sopra, però quella era proprio larga larga e non mi faceva impazzire, quindi ho preso soltanto il pantalone. Tutte le cose che vi faccio vedere adesso preparatevi perché sono monocolore. Praticamente sono stata sulla stessa tonalità di colore per tutti i capi. Questo è il colore praticamente che ho scelto. I colori nocciola, panna, marrone, bianco, insomma quei colorini qui. Comunque, la prima cosa che ho preso è questo cardigan, questo maglioncino con i bottoni. In realtà questo l'avevo già visto sul sito, perché in realtà prima di andare da Stradivarius avevo guardato un po' attraverso l'app se c'era qualcosa di carino e avevo appunto trovato questo che mi piaceva, mi ispirava molto, infatti anche indossato poi lo trovo davvero molto carino. È croppettino, quindi questo sta bene con dei jeans a vita alta, dei pantaloni a vita alta, perché altrimenti durante cioè l'inverno con la panza di fuori sicuramente no, non è il caso e si ha freddo. Comunque fatto così, c'era di diversi colori
Io ho voluto assolutamente questo colore che trovo bellissimo, l'ho preso in taglia XS, non vi ho detto i prezzi. Allora, questo l'ho pagato 20 euro, il pantalone mi pare sui 15, 12, adesso non ricordo esattamente, 13, 12, 99. Se riesco a trovare tutti i capi ve li lascio qui in descrizione, così se c'è qualcosa che vi piace lo potete trovare subito. Poi ho preso questo e anche questo maglioncino devo dire che mi è piaciuto molto. In realtà sono andata a fare shopping per trovare dei vestiti manica tre quarti e manica lunga che arrivassero fino al leggermente sopra il ginocchio. Non ho trovato niente, niente di niente. Infatti ho preso tutti i maglioncini. Comunque questo è un altro a righe marroni e avorio, indossato davvero molto comodo, ha le maniche leggermente più morbidine qui e poi si stringono sul polso, c'era di vari colori, io ho amato questo. Poi una cosa che mi piace tantissimo di Stradivarius sono i loro pantaloni, questi ce li ho già in versione bianca e li utilizzo tantissimo, infatti li ho presi anche color avorio, color panna. Non ho pensato, avrei potuto prenderli anche neri per andare a lavoro, perché sono elasticizzati, quindi non danno fastidio come il classico jeans, che io in realtà ultimamente non riesco proprio a sopportare, preferisco questi che sono belli elasticizzati e comodi, e sono a vita alta, decisamente a vita alta. Di questi ho preso la taglia 40, costano poco perché con 20 euro vi portate a casa un pantalone molto molto carino, skinny, quindi devono comunque piacervi i pantaloni belli aderenti, ci sono di tantissimi colori anche in jeans. Infatti mi sa che la prossima volta, oltre al nero, voglio prendere anche un lavaggio di jeans non troppo chiaro da utilizzarlo proprio, diciamo, stile jeans, perché questo modello mi piace come veste, appunto non è fastidioso e lo abbino con tantissime cose. Poi un'altra cosa che ho preso, questa magliettina, c'era in vari colori, inizialmente l'avevo provata anche color carne, non so perché alla fine non l'ho presa, perché è molto carina, potrebbe scapparci l'acquisto magari un'altra volta. Questa anche costa poco, 12,90 a manica lunga, con questo dettaglio sia sul collo, vedete che c'è questo taglio ad onde, non so il nome tecnico di questo taglio, comunque c'è il colletto così, e la stessa cosa viene ripresa sulle maniche. Indossato è molto carino, bello bello aderente, questo mi piace sia con i pantaloni che vi ho appena fatto vedere, ma anche da utilizzare ad esempio sotto il cardigan che vi ho fatto vedere prima. Poi, cambiando totalmente, perché da Stradivarius ho finito, passiamo a H&M. Da H&M sono entrata appunto per cercare dei vestiti che non ho trovato, infatti penso di cercare qualcosa magari su Asos o su Zalando, perché non ho trovato nulla, magari da Zara, però alla fine ero stanca perché dopo un po' che giro mi stufo e quindi ho voluto tornare a casa. Comunque ho preso questo pacchettino di calzine deliziose, ci sono 7 paia di calze, sono con varie fantasie, anche in questo caso i colori dei calzini riprendono molto il colore delle cose che ho preso, insomma sono carine visto che ho sempre le classiche calze tinta unita, o tutte nere o tutte grigie o tutte bianche. Queste le trovo carine magari se si mettono con magari un pantalone un po' più corto, quindi si vede la calza, è qualcosa di un po' più carino rispetto alla calza tutta nera. Queste costavano 10 euro, quindi non pochissimo, però sono davvero molto molto carine, e proprio le fantasie in sé sono belle. Poi ho preso, ebbene sì, un altro maglione, praticamente ho fatto la scorta di maglioncini, non sono maglioncini ultra pesanti, quindi già adesso si scenderanno leggermente le temperature, perché in questi giorni, devo dire francamente, meno male perché io amo questa temperatura, si sta benissimo ancora con la maglietta e le gambe scoperte, maglietta maniche corte, quindi ho comprato dei maglioni, però non sono appunto maglioni pesanti, quindi tra qualche settimana secondo me li inizierò ad utilizzare senza alcun tipo di problema. A righe sono stata un po' su queste fantasie con lo shopping di ieri, c'era anche nella versione lilla ma lo trovavo un po' smorto, invece questi colori mi sono piaciuti, rosa, bianco, color tortora,
tortora un po' più scuro. Questo l'ho pagato 20 euro, l'ho preso in taglia XS. Poi, ultimissima cosa che ho preso, in realtà volevo vedere anche per degli stivali alti fino al ginocchio, leggermente sotto il ginocchio, più o meno quella lunghezza da portare appunto con i vestiti, con le gonnelline, ma non li ho trovati come li volevo. Io li voglio in similpelle nero, quindi non scamosciati, perché ne ho diversi scamosciati, ne ho già due paio, quindi volevo lo stivale tutto nero, magari vi metto qualche foto di quello che intendo. In realtà c'è un modello che mi piace ed è di Via Roma 15, anche perché mi sono guardata un po' in giro e alla fine quelli che mi piacciono sono quelli lì, che costano un pochettino di più, per quello che ero un attimo frenata sull'acquisto, ma in realtà è una scarpa che utilizzo tanto, lo stivale durante la stagione invernale lo uso tantissimo. Quindi anche se costa un po' di più, devo dire che se so che è un capo, un prodotto, un paio di scarpe che utilizzo tanto, allora non mi dispiace spendere qualcosina di più. Infatti, a proposito di questo, sono andata anche da Pellizzari, che ha abbigliamento di marca, quindi costa qualcosina in più rispetto ai negozi che vi ho fatto vedere adesso. Ero entrata in realtà per vedere qualcosa da neonato, per prendere magari qualche tutina, qualcosa alla nipotina che sta per arrivare a dicembre, la cugina di Ste incinta, quindi ero andata a vedere qualcosina. Poi io in realtà amo guardare queste cose, però alla fine non ho preso nulla, ma ho preso qualcosa per me, un maglioncino. Ebbene sì, quando l'ho visto me ne sono innamorata, mi è piaciuto il colore. Secondo voi che colore l'ho preso? Anche se in realtà c'era solo questa tonalità di colore, però che colore è? Che colore è? Ebbene sì, ancora color panna, color sabbia, cammello, tutto dello stesso colore, ve l'ho detto. Che poi in realtà c'è da dire che tipo da Stradivarius era tutto di questo colore. C'era qualcosa sull'azzurro, qualcosina sul giallo, ma il colore principale di tutto il negozio alla fine era come le cose che ho preso. Ho preso questo maglioncino di Max Mara, Weekend Max Mara. Di questo ho preso la taglia S. Veste alla fine come gli altri, cioè indossato non è troppo aderente, ma non è neanche larghissimo, e lo adoro, cioè è bellissimo, dietro è fatto così, cioè si vede come qualità, cioè si sente che è molto più bella dei maglioncini che ho preso, però anche qua in questo caso il prezzo cambia, quindi già ci sta questa differenza. Ogni tanto devo dire che mi concedo anche per quanto riguarda l'abbigliamento qualcosa di più di qualità, non sempre spendo tanto per i vestiti, anzi in realtà è più facile che io spenda di più per le scarpe e per le borse. I vestiti normalmente li compro tutti Zara, Stradivarius, insomma questi posti qui, però questo mi è piaciuto talmente tanto, quando l'ho visto ho detto sai che c'è, ma sì, me lo regalo, e alla fine l'ho preso. Nulla, queste sono le cosine che ho preso ieri, fatemi sapere qui sotto nei commenti se voi amate questa tonalità di colore, se vi piace, se avete qualcosa nell'armadio con questo colore. Io in realtà avevo poche cose e adesso ho fatto decisamente scorta. Io spero di avervi tenuto come sempre compagnia con questo video, se è stato così fatemelo sapere con un pollicino in su ed iscrivetevi per non perdervi i prossimi video. Un bacione, a presto, ciao!